Ciao ragazzi, bentornati su Mega Wow. Ebbene sì, ho iniziato ad aprire le mie uova. Che buone, queste sono al cioccolato al latte, le mie preferite. Voi preferite quelle al latte o quelle al cioccolato fondente? Oggi mi sono divertito ad organizzare una caccia alle uova per Lilla. E vi posso garantire che se riuscirà ad arrivarci, la sorpresa finale sarà pazzesca. Ciao Happy, eccomi qui nel parco. Ho trovato il tuo primo indizio e adesso inizia la caccia al tesoro. E allora ok, andiamo col primo indizio. Corri presto, vai a cercare quel che a Pasqua non può mancare. Te lo scrivo chiaro e tondo, guarda sull'albero là in fondo. Ma che indizio è, Happy? Ci sono mille alberi. Oltre al fatto che ti ho beccato, hai ancora un problema con le H. Ok, allora andiamo a cercare l'albero là in fondo. Tanto ce ne sono solo mille. Allora, questo è troppo alto. Questo mi sembra che non abbia nulla di speciale. Forse per là in fondo intendevi là in fondo? Qua non vedo niente a parte i fiorellini. Che carino il prato in fiore. Vediamo un attimo se questo albero ha qualcosa di speciale. Eccolo! Indizio trovato ragazzi, vediamo cosa ti scrive. Ti ho nascosto un oggetto, guarda bene sotto il rametto. Devi essere delicata se non vuoi fare una frettata. Sotto il rametto inizio a notare qualcosa. No Happy, ma cosa mi hai messo? Ma sono delle uova di gallina, non era esattamente quello che stavo cercando. Ehi, aspetta. Indizio. Ok, leggiamo il nuovo indizio. Ops, forse ho sbagliato uova. Di un po' tu. Allora, ecco una traccia nuova. Sotto la panchina ho nascosto una sorpresina. Panchina? Oh oh. Ah, eccola lì. Voi non la vedete, ma sto facendo i chilometri, Happy. Questo parco è immenso. Ah, forse ho visto qualcosa. Forse ho visto qualcosa. Guarda. Miei. Ma sono di cioccolato anche quelli? E questo pacchettino deve essere per me. Ok, questo pacchettino sembra interessante. Vediamo un po'. Cosa mi nascosto, Happy? Oh, che dolce! Ci sono altre ovette di cioccolato. Ah, c'è anche un indizio. Vediamo dove mi porti questa volta. Per farmi perdonare ti ho nascosto qualche dolcetto. E non dite poi che non sono perfetto. Happy, mi hai lasciato delle uova, ne vogliamo parlare? Ma se hai la grande sorpresa, vuoi arrivare? Sì! Cerca nel prato, non puoi sbagliare. Questa è difficile, ragazzi. Cerca nel prato. Oramai dovremmo essere vicini. Mi resta altro che guardarmi intorno. Guardate un po', qui finisce il prato indicato da Happy e c'è un pozzo. Vediamo un po' se nasconde qualche sorpresa. No, è chiuso. Eccolo! L'ha trovato! È un pasqualone! Bravo di Happy! Vai, ti ho trovato! Che carino! Ora trovo una panchina, lo andiamo ad aprire subito. Peccato a comerlo, sta facendo colazione. Ciao. Adesso andiamo a trovare una panchina perché voglio proprio aprirti. No, aspetta un po'. Sembra che la caccia al tesoro non sia finita, vedete anche voi qualcosa là in fondo. Ma dove si era cacciato quell'uovo? Ma com'è possibile? Si sono passata qualche secondo fa e non ti ho visto, eppure è gigante, il super pasqualone, wow, ti peppa. C'è un biglietto. Sei arrivata alla fine di questa caccia al tesoro, evviva! Non sarà magari uno scrigno d'oro, ma dai, è molto più bello! Ma ci saranno cose inattese, dai, apri tutte le sorprese! Apriamo... Te, l'uovo rosa contro l'uovo rosso. Sorprese, vente fuori! Caspita ragazzi, ma questo uovo è strapieno, non me lo sarei mai aspettato! Ecco cosa ho trovato, il diario di Bloom è un diario scolastico, quindi inizia a settembre, guarda quanto è carino, e ha tutte le Winx. Ovviamente potete voi marcare il giorno, così va bene per l'anno prossimo, fra due anni, eccetera, eccetera. Molto, molto, molto bello e colorato. Ho trovato poi il doppio astuccio, sempre dedicato a Bloom, guardate, super, super glitterato, spero che si veda perché ha già un po' nuvolo. Ha un diamante gigante a forma di cuore.
e all'interno è così e si può aprire anche qua sotto. Qua sotto è sempre comodo perché uno può mettere le matite o le cose che tendete a perdere. Tadan! Molto molto carino. Guardate un po', è una bambola dedicata al Magical Shine della serie 7 ed è sempre Bloom. Qui c'è la firma e abbiamo anche la ciocca che dovrebbe illuminarsi, che va bene anche per i nostri capelli. Guardate se Bloom non è un amore, Happy, è fantastica. E voi ragazzi cosa ne pensate? Carinissima. E in più c'è anche questa ciocca che vi potrà illuminare i capelli, basterà azionarla e si illumina. Ovviamente adesso siamo un po' in piena luce, ma ok, l'effetto si nota. Hey Bloom, non startene l'impalata, andiamo ad aprire l'uovo di Peppa Pig. Ok, tiriamolo fuori. Uovo gigantissimo. Scopriamo che cosa nasconde. C'è un bustone veramente gigante, un'altra bustina, un'altra bustina e... ehi, ma questo è un pallone. È un pallone vero e proprio. Ok, questo è già super approvato. Apriamo adesso questa busta. Dunque, questa è la seconda sorpresa. Sembra molto morbidosa, secondo me è un peluche. Wow, che carina! È certo che non nanna. Questo è ancora più adorabile del pallone, fa parte della Glow Friends, quindi è proprio per andare al nanna, per non sentirsi soli, perché dovrebbe illuminarsi al buio. Carinissima, poi super 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 morbida. Se schiaccerete il cuoricino qua si illuminerà, ovviamente adesso per quanto sia luminoso sono comunque in pieno giorno, quindi non si vede tanto, però fidatevi, è carinissimo. Terza sorpresa, andiamo a vedere cosa c'è, una cosa molto molto schiacciatina. Saranno mica sì, adesivi. Io amo gli adesivi, quindi sicuramente è una sorpresa approvatissima. Grrr, molto 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 belli. Uno, due, Papa Pig, Mamma Pig, George. E qui c'è tutta la family. Carini, anche gli amichetti. Non so se fate anche voi come me, ma ho lasciato il pacco più cicciottello all'ultimo. Ok, cazzo grosso. Wow, non ci posso credere, un intero zaino dentro l'uovo di Pasqua. Guardate un po', è proprio grossino, ci potete portare in giro un bel po' di roba. Comunque, questa era l'ultima sorpresa. Fatemi adesso voi sapere se vi è piaciuto di più l'uovo di Peppa, l'uovo delle Winx o tutte e due. Ma soprattutto se anche voi fate delle divertenti scampagnate a Pasqua, scrivetecelo qua sotto. Happy, ti saluto, grazie per questa avventura. Ciao, ciao. Ragazzi, la nostra Lilla una ne pensa e cento ne fa. È riuscita a risolvere tutti gli indovinelli che le avevo preparato e ad acciuffare sia i premi intermedi che il mega premio finale. Se l'è meritato però, devo dire, eh. Ora però vi saluto, perché con questa bella giornata mi è venuta voglia di raggiungere Lilla al parco. Se il video vi è piaciuto, mettete un like e iscrivetevi al canale. Ciao, io vado!